L'equazione riguarda la necessità di potenziare il sequenziamento dei tamponi positivi per intercettare rapidamente le varianti Delta. Il Centro Europeo per la Prevenzione e Controllo delle Malattie richiede che gli Stati effettuino almeno il 5% delle analisi genomiche sui tamponi positivi da Covid-19, al fine di mettere a disposizione della banca dati internazionali utili informazioni per verificare l'evoluzione del virus e soprattutto le sue varianti. L'Istituto Superiore di Sanità, per stare al passo con gli Stati europei nel controllo del virus, soprattutto nell'intercettare i cambiamenti nelle capacità di diffusioni, ha annunciato che da settembre 2021 sarà attiva una rete italiana per il sequenziamento collegata ad un'unica piattaforma pubblica per la sorveglianza epidemiologica. Le analisi delle varianti da Covid-19 vengono effettuate dai laboratori delle singole regioni sotto il coordinamento dell'IS. I dati rilevano che la regione Liguria, questi dati sono aggiornati al 6 giugno, la regione Liguria sequenzia soltanto lo 0,37% dei campioni positivi da Covid-19. E quindi interroghiamo l'assessore per sapere se intendono intervenire per aumentare nei laboratori di analisi della regione questi sequenziamenti al fine di monitorare le varianti del virus e ponendo particolare attenzione alla diffusione della variante Delta. Grazie. Grazie a Consiglio Ugolini. Cedo la parola all'assessore delegato, assessore Scajola. Presidente, io mi rivolgo anche un attimo a lei, però, perché dobbiamo fare un patto tra gentiluomini, nel senso perché consigliere Ugolini ci mancherebbe sempre molto rispettoso, però io non ci sto a sentire le parole del consigliere Sanza e lei, Presidente, deve intervenire. Perché io sono qua a disposizione, delegato dal Presidente. Il Presidente in questo momento non è in spiaggia o a pettinare le bambole, come si usa dire, ma è in una conferenza Stato-Regioni, conferenza delle regioni molto delicata, dove si parla proprio di questi temi. Quindi se il Presidente non è in aula è ampiamente giustificato. Si faccia pure dell'ironia, a me piace scherzare, rido e sorrido sempre. Però essere anche presi in giro perché noi dedichiamo comunque del tempo a rispondere alle vostre interrogazioni, questo non mi va e non ci sto. Perché altrimenti torniamo. Allora, Presidente, la invito a tornare ai tempi di burlandiana memoria, che voi ricordate magari con tanto affetto, dove quando non c'era l'assessore competente, questo capitava spesso, le interrogazioni venivano posticipate nel tempo e il sottoscritto, per avere una risposta dall'allora assessore alla sanità, che anche saluto con affetto, ha dovuto aspettare 2 anni. Penso che a voi non sia mai capitato, quindi cerchiamo di avere rispetto per tutti. Grazie. E vado a leggere le risposte. Parto dall'interrogazione 288. Con riferimento all'IRIN oggetto, si rappresenta che il Policlinico San Martino di Genova, centro regionale di riferimento per il sequenziamento del virus dai tamponi positivi, segue le indicazioni istituzionali da parte del Ministero. In particolari circostanze epidemiologiche e/o a seguito delle interlocuzioni tra i vari centri di sorveglianza, è prevista l'intensificazione delle indagini con verifiche mirate ed aggiuntive. Il sequenziamento del materiale prelevato tramite il tampone risultato positivo al Covid per la ricerca di varianti è previsto infatti in linea con le attuali indicazioni ministeriali per diverse fattispecie: tampone positivo in paziente vaccinato, profilo di paziente ad alto rischio, caso di reinfezione, rientro del paziente da un paese ad alta circolazione, presenza di cluster. Si ribadisce che la positività dei casi e il sequenziamento è effettuato attraverso tamponi molecolari. Per quanto concerne invece l'interrogazione del collega Ugolini, la 289, il Policlinico San Martino di Genova, centro regionale di riferimento per il sequenziamento del virus da tamponi positivi, segue le indicazioni istituzionali, anche in questo caso ovviamente del Ministero. In particolari circostanze epidemiologiche e a seguito delle interlocuzioni tra i vari centri di sorveglianza,
praticamente la stessa risposta, leggo solo adesso. Va bene, è prevista l'intensificazione delle indagini con verifiche mirate ed aggiuntive, quindi facciamo prima ad allegare al collega Ugolini, che le chiedo scusa, non l'avevo vista che la risposta era praticamente la medesima, gli allego il testo così gliene faccio avere una copia, grazie. Sì, grazie Assessore Scajola. Faccio presente che è stato già ribadito che questa mattina il Presidente era qui, poi ci sono state una serie di audizioni, quindi insomma purtroppo si è andati un po' troppo lunghi con le audizioni. Quindi. Comunque, prego Consigliere Sansa. Assessore Scajola, come Dantani, con emendamento bilaterale a destra? Cioè, se, volevo chiedere se lei spiega con parole sue cosa ha detto, perché non si capisce però, veramente... No, mi perdoni. Però, Consigliere Sansa, però, ha risposto, è un assessore delegato, ha risposto, dispiace, verrà fornita anche la risposta scritta e, insomma, cerchiamo di... Sì. No, non si capiva assolutamente, comunque... Faccia non la ha replica per cortesia, assessore, anche lei. Sì. Comunque, faccia pure la replica alla risposta. Che il Presidente Toti oggi è venuto, ci ha concesso l'onore e la grazia di venire per un tempo limitato... E come dicevo, ci ha fornito delle informazioni che pare siano il paese dei sogni, quando differiscono profondamente da quelle fornite dal governo. Quindi la sensazione di venire in aula e ascoltare un tempo limitatissimo delle informazioni che differiscono quelle del governo che sostiene il Presidente Toti ci fa sentire profondamente inutili. Quando poi il pomeriggio abbiamo l'assessore all'urbanistica, che ringraziamo per la sua pazienza, che ci risponde in materia di sanità, addirittura può capire che non siamo particolarmente, visto che è un tema è delicatissimo. E io non mi ritengo soddisfatto perché sinceramente non ho capito, infatti volevo chiedere all'assessore Scajola se con parole sue poteva rispiegarci quello che ha letto, perché sinceramente non l'ho capito e sarebbe bello pescare a casa uno dei colleghi per vedere se qualcuno l'ha capito, perché era incomprensibile secondo me per i più. Ribadisco il fatto che le informazioni che il Presidente ha dato stamattina, quando ha trattato, io credo, diciamo con molta sufficienza al collega che le ha fatto un'interrogazione con poco rispetto, direi, erano informazioni che differivano da quelle ufficiali fornite dal Governo dello Stato. Grazie. Grazie, Consigliere Sansa. Prego, Consigliere Ugolini. Grazie, Presidente. Niente, ringrazio l'assessore Scajola per la risposta. Se ho capito bene... Regione Liguria ha recepito le disposizioni del Ministero per quanto riguarda il potenziamento dei sequenziamenti della variante? Comunque non c'è interlocuzione, verranno fornite sicuramente la risposta scritta. Che è stata... Allora mi riservo di leggere la risposta perché non l'ho capito bene. Grazie. Grazie, Consigliere Ugolini. Passiamo...